Francesca Cipriani in questi giorni ha avuto modo di confessare il suo amore nei confronti di Walter Nudo, attuale concorrente della casa del Grande Fratello VIP. Dopo il loro incontro seduti faccia a faccia sulla panchina illuminata da un lampione, i siti di gossip ne hanno scritto per giorni. Successivamente, la giunnonica ex pupa ha avuto modo di parlarne ancora con Barbara D'Urso, intervenendo durante pomeriggio 5. La ruspante conduttrice napoletana infatti, ha avuto modo di informare il pubblico riguardo i nuovi sviluppi, dopo il loro incontro dentro la casa più spiata d'Italia. A quanto pare infatti, dopo la puntata del GF VIP, la bionda svampita avrebbe passato la notte piangendo. A confermare questa versione è stata anche Lisa Fusco, durante la diretta di ieri. La soubrettina ha anche aggiunto di aver sentito Francesca Cipriani telefonicamente che le avrebbe confermato la nottata in bianco passata tra le lacrime e il dispiacere. Le cose però, non sarebbero andate proprio in questo modo e così, la diretta interessata ha voluto fare chiarezza sull'accaduto. Francesca Cipriani in lacrime per colpa di Cecchi Paoni. Francesca Cipriani mi ha telefonato e ha pianto tutta la notte per lui, aveva confidato Lisa Fusco in diretta da Barbara D'Urso. L'ex Geffina però, aveva anche rivelato che, dietro il malumore dell'ex pupa, oltre al chiaro rifiuto di Walter Nudo, ci sarebbero state pure altre motivazioni. La colpa del suo pianto sarebbe da attribuire anche ad Alessandro Cecchi Pavone, per via delle esternazioni nei suoi confronti. L'ex pupa ha specificato, volevo precisare che non c'è stato nessun pianto da parte mia dopo l'incontro con Walter Nudo. Sono entrata in casa per conoscerlo ed esternargli il mio amore. Non mi aspettavo né un bacio né altro. Lo sfogo che ho avuto durante la notte, di cui i siti di gossip stanno parlando in queste ore, era relativo ad Alessandro Cecchi Paone e alle parole poco carine usate nei miei confronti quando, in diverse occasioni, mi aveva sempre detto di avere stima di me. Francesca Cipriani, nel suo lungo messaggio condiviso tramite le stories di Instagram, ha comunque ribadito il suo interesse per Walter Nudo. Spero davvero di poterlo conoscere una volta terminata la sua esperienza all'interno della casa. Solo io e lui, senza telecamere né gossip. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.